mentre sto tornando a casa col cavallo nel trailer, che tra l'altro si chiama Charlie Boy, quel cavallo, un cavallo polacco, alto mezzo stracciato garrese, collo un po' duro, tutto da lavorare, salta, bel compito che io voglio svolgere senza l'uso di redini di ritorno, martingale fisse e quant'altro, solo con lavoro la corda con le redini GOG e montando. Comunque, mentre sto tornando a casa, mi sto guidando, volevo raccontarvi una storia, che è la storia di un cavallo. Un cavallo grigio che si chiamava Brio, che mio padre comprò alla fiera cavalli, non si chiamava fiera cavalli, alla fiera agricola di Verona nel 1962, a marzo, perché allora i cavalli si comperavano a marzo, perché almeno non li dovevi mantenere per tutto l'inverno. A marzo arrivavano a casa, facevano un minimo di acclimatazione e poi lavoravano subito. Questo cavallo mio papà lo comprò da un commerciante di cavalli ungheresi che si chiamava Adriano Bondi. Mio papà prediligeva i cavalli ungheresi perché erano cavalli molto forti, molto robusti. Mio papà dicevano che erano guregn, che è un termine che lecchese. Mio papà era di Lecco, provincia di Como, per definire una cosa molto robusta. Asciutto e robusto, era magro, magrissimo, era magro, pelle e ossa, nevrilissimo, e questa sua nevrilità gli valse il nome appunto di Brio. E lo comprò da questo commerciante che si chiamava Adriano Bondi, che era di Bologna e che era uno dei pochi che riusciva a importare cavalli dagli stati dell'est, perché allora c'era ancora la cortina di ferro, c'era il comunismo, l'Ungheria, insomma era ancora un paese sotto il dominio dell'allora URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Lo fece caricare e lo portò a casa. Premetto che i camion trasporto cavalli di allora non avevano nulla a che vedere con i camion di oggi, erano camion trasporto bestiame, come oggi si vedono sull'autostrada i camion che trasportano i bovini, gli ovini, i suini, i camion. Guarda, lo caricarono e lo portarono a Candelo. 105.000 lire costava, no? 105.000 lire era abbastanza un buon pagare, perché calcolate che la 500, la Fiat 500 di allora, che era quella ancora piccolina, con le portiere che si aprivano contro vento, mia mamma ne aveva una, azzurro latteria, costava 300.000 lire, insomma, quindi costava un terzo di una 500. Come dire, oggi la Panda base costa 9.000 euro, costava 3.000 euro. 3.000 euro, insomma, per un puledro di 3 anni, fatti ancora da fare perché li avrebbe compiuti quell'anno lì, che non sapeva fare nulla, era per pagare. Allora, anche qui esiste una spiegazione: cioè, i cavalli, quando li compravi, che erano 3 anni ancora da fare, non erano neanche scozzonati, erano incapezzati. Arrivavano dall'Ungheria caricati, e arrivavano caricati su questi vagoni trasporto bestiame, in condizioni veramente particolari, e poi bisognava proprio domarli. Ma mio papà preferiva così, perché così lui diceva che i cavalli così li faceva come voleva lui, cioè che non avevano subito cattivi addestramenti, e soprattutto erano sani, perché se un cavallo 2 anni e mezzo, 3 anni, o è sano, cioè c'è proprio schifato. Portò a casa questo cavallo grigio pomellato, bellissimo, delle fotografie che, se riesco, pubblicherò su Facebook. Io con Brio ebbi due esperienze, una, beh, insomma, tutte e due particolari, una è in campagna e una in maneggio. Cioè, lui, Brio, era uno sgroppatore, cioè, ma uno sgroppatore che oggi non si può capire quanto sono. Cioè, quei cali la sgroppavano, che oggi, vabbè, non esistono più i cali così. Un giorno usciamo in campagna, io, mio papà e un gruppo di allievi che dovevano uscire in campagna. Io montavo Brio e ero tipo ultimo. E io, cioè, era già passato qualche anno, perché Brio nel 62 aveva 3 anni, lì poteva essere tipo il 66, io potevo, 66-67, potevo avere 10-11 anni. Cioè, mio papà, arrivavamo dalle valle delle Cinque Dita, che sono 5 vallate che scendono nell'altopiano della Varazza, e c'era un lungo galoppo da fare. Mio papà partì a galoppo dicendo: allora, redi una mano, trotto, allungare, galop! Giunga, ragazzi, questo come sentì galoppo, poi io tirò una di quelle sgroppate con le gnole, PAM! E io volai per aria, ma per aria, aria, eh. Solo che per non cadere, mi aggrappai al collo del cavallo.
e rimasi praticamente attaccato così al collo di questo cavallo, chiaramente con la faccia nel collo del cavallo, e lui che galoppava lì, no? Quindi con gli anteriori che battevano sulle mie cosce, e io non mi fidavo a lasciarmi andare, perché poi tra l'altro si andava anche abbastanza. Mio papà, che aveva come regola quella di non girarsi mai, continuò sul galoppo che durò un chilometro e mezzo. Quando arrivò mi lasciai andare, si girò, disse: Marco, tutto bene? E io non potevo dirgli: papà, sì, bene. Piede alla staffa, rimontare e andare. E vabbè, Brio fu anche il cavallo che mi fece vincere la paura. Avevo pubblicato un racconto qualche tempo fa su Facebook della paura, e Brio fu il cavallo che mi fece vincere la paura. E poi ci fu un episodio che mi rimase nel cuore, mi rimane anche, cioè, me lo ricordo ancora oggi. È una fantasia di un bambino, è una sensazione però che non riuscì mai più a riprodurre. Un giorno mio padre, cioè allora non è che facessimo i giri di salto ostacoli come adesso, tutti misurati, mica, no, si metteva lì dei salti, si andava saltando. E insomma, Brio saltava perché ce l'aveva dentro di saltare, non aveva imparato niente, non gli avevamo insegnato niente, lui saltava appunto, alzava questi anteriori che se li metteva nelle gengive. Bam! Ma una roba. Basta. Mi ficca un verticale. Per me era enorme, ero bambino, quindi enorme, cosa poteva essere? 1,20 m, 1,30 m, ma per me era una roba gigantesca, io potevo avere 11 anni, cioè, allora i pony mica c'erano, cioè. Mi dice: dai Marco, vieni a saltare sto coso, vieni a saltare. Io, cioè, come vieni a saltare, ma vieni a saltare, vabbè. Allora fece una cosa che proprio da bambino. Mi chinai in avanti, non ricordo come fosse adesso, mi chinai in avanti, presi l'orecchio sinistro di Brio, lo girai verso di me e dissi qualcosa che poteva essere tipo: Brio, dai, andiamo, Brio, ce la dobbiamo fare. Ma dentro di me avevo una voglia di saltare, di fare quel salto, probabilmente per dimostrare che ce la potevamo fare, non lo so per che cosa, non voglio stare a fare lo psicologo, lo psicoanalista. Comunque io gli parlai al cavallo, e il cavallo non l'ha, e fece questo salto, cioè un salto che è stato il più bel salto della mia vita. È una roba, non finiva mai. Vabbè, mi commuovo anche oggi. Comunque sono morale, sto cavallo poi è stato da noi tantissimi anni, è morto da noi bolso, perché poi si imborsì, ma poteva avere 23-24 anni. Oggi i cavalli vivono di più grazie ai farmaci e la qualità comunque di vita che fanno, che è migliore. Però mi ricordo queste tre cose con Brio e mi lasciano sempre, mi lasciano riflettere, perché poi sono, fanno parte del mio percorso di maturazione a cavallo, che solo adesso che ho 55 anni e vado allegramente per 56 riesco a capire, insomma. Allora, però questa cosa del sussurrare nell'orecchio era una roba così bellissima. Vabbè, buona giornata a tutti.